Questa è la serie B-Win. Serata calda al Granillo per la seconda giornata di Serie B Win. La Regina ospita la Pro Vercelli. Dionigi ripropone il tridente d'attacco con Sardo Infortunato, sostituito da Fischnall alla fianco di Ceravolo e Bombaggi. La neopromossa ed ambiziosa Pro Vercelli, reduce dall'esordio vittorioso sulla Ternana. Non ha ancora a disposizione l'ultimo rinforzo Tiribocchi per un problema muscolare. Braghin squalificato in tribuna. In panchina il suo vice Turone. Arbitra Battista Di Molfetta. Parte subito in attacco la Regina con Bombaggi, la sua conclusione alta senza problemi per la porta piemontese. E Ceravolo a controllare il pallone, se lo porta sul destro, conclusione che termina lato non di molto per il numero 9 della Regina. Rivediamo il replay di questo tiro. Pallone recuperato ancora dalla Regina, Fischnall al limite, prova il destro in due tempi, blocca comunque Valentini e può andare a liberare. Finalmente al 22esimo si vede anche la Pro Vercelli di piazza, salta a Deschaux, il tiro e di piede si salva Baiocco mettendo in calcio d'angolo. Ma ancora la Regina con il pallone per questa conclusione al volo di Rizzato che termina a lato. Insiste la Regina e trova il gol al 25esimo quando Fischnaller beffa tutti, anticipa il difensore della Pro Vercelli Cosenza, ex di turno, e mette alle spalle del portiere vercellese Valentini per il vantaggio meritato della formazione calabrese. Prova a reagire con questa conclusione la Pro Vercelli con Baiocco che anticipa comunque il tentativo di inserimento di Di Piazza. Sul fronte opposto la... questa volta conclusione di Barilla, termina lato senza problemi. Primo tempo che si conclude quindi sull'1-0 per la Regina. Parte meglio la Pro Vercelli nella ripresa, l'assist per Di Piazza, il suo tiro. Si salva questa volta Baiocco in calcio d'angolo. Rivediamo il replay con Caridi che apre bene per l'inserimento e il tiro al volo di Di Piazza. Si salva il portiere Baiocco in calcio d'angolo. Inizio le sostituzioni, esce uno spento Iemmello, entra sul posto Zigoni e poi è Caridi, è Rosso che va al tiro alto comunque senza problemi per la porta della Regina. Regina che inserisce un nuovo centrocampista nel 3-5-2, fuori Bombaggi, dentro Armellino. Punizione battuta da Fischnaller che termina comunque a lato senza problemi. Questa volta non riesce il bis all'autore del gol che decide momentaneamente l'incontro. Sul fronte opposto c'è questo scontro abbastanza duro tra Baiocco e Rizzato nel tentativo di anticipare Zigoni. Rimangono a terra i due per qualche istante. Rivediamo meglio il replay con lo scontro tra i due giocatori della Regina. La peggio il portiere calabrese che comunque poi riuscirà a riprendersi. Non è necessario la sostituzione. Qui c'è l'ammonizione per Adejo. Un tunnel su di lui da parte di Di Piazza e Adejo lo stende. Calcio d'angolo per la Regina e poi di pugno esce a liberare il portiere Valentini. Dionigi da ultime indicazioni suoi 5 minuti di recupero, l'apertura sulla sinistra per quello che è l'ultimo tiro praticamente dell'incontro con il portiere Valentini che blocca senza problemi sulla conclusione di Rizzato. Finisce qui Regina Pro Vercelli con la vittoria della Regina 1-0, una vittoria importante perché permette di cancellare la penalizzazione di meno 3 d'inizio stagione per i calabresi. La Regina sale quindi a +1.